Una grande storia di lotta alla mafia, una storia piena di coraggio, forza e amicizia, raccontata nel libro di Daniela Trifilò, Pagine di vita. Un libro per non dimenticare e per dire alle nuove generazioni di non abbassare mai la guardia, il male mafia è sempre dietro l'angolo. Il libro, anche se utilizzando nomi di fantasia, ripercorre la storia di Rosario Damiano, marito di Daniela, uno tra i primi a denunciare gli atti estorsivi del 1991 e uno tra i primi a testimoniare al processo contro le famiglie malavitose di Tortorici. Un uomo che non è stato lasciato solo e che grazie all'aiuto delle istituzioni, dei commercianti, degli amici e della famiglia ha saputo vincere una lotta difficilissima ed uscirne a testa alta. Una storia vera che l'Associazione Dirigenti Scolastici e Territorio riunita all'hotel La Tartaruga ha deciso di far conoscere ai giovani delle scuole per avvicinarli alla legalità. Nella scuola ci sono dei progetti ad hoc che parlano di educazione alla legalità. Un libro del genere, dove viene raccontata una vicenda effettivamente vissuta, è molto importante perché ci fa capire come che l'unione fa la forza. Quello che è successo a Capodorlando, il momento in cui tutti i commercianti si sono uniti attorno a Sarino Damiano per sorreggerlo ad affrontare questa situazione incresciosa nella quale si era venuto a trovare, ha fatto capire a tutti quanti che stando insieme si può meglio combattere contro il fenomeno mafioso.